nell'episodio precedente, che se non l'avete visto dovete farlo adesso. Sì, proprio sì, ora. Perché se non avete visto i precedenti non ha senso. Dai, che aspettate? Stoppate e fatelo adesso. Ma soprattutto iscrivetevi al canale. Vabbè, sì, insomma, torniamo a noi. Hey, hey, hey! Boom! Benvenuti, ragazzi, a questo nuovo video. Prima di parlare e dirvi cosa andremo a trattare in questo video, anche se credo lo possiate intuire dal titolo, vi invito ad iscrivervi al canale e, se siete già iscritti, di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video. Sì, cliccate questa cazzo di campanellina! Grazie solo per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno. Buona visione. Ed eccoci qua di nuovo insieme dopo una serata da leone. Buongiorno, I'm lost, sono lost in Pattaya. Ragazzi, città immensa anche, non ho internet, ho perso il mio amico e non so dove cazzo andare. Pattaya, che non è una pietanza, bensì una città ad est del golfo thailandese, conosciutissima per le sue spiagge. Porca puttana, vabbè, alle brutte mi metto un mantello di arancione addosso e faccio finire essere monaco, campa campo uguale. Uno spettacolo, sta città. Spiagge tra le quali il nostro avventuriero ha deciso di il che parrebbe sì. essere abbastanza comune. Questa è la strada dove ieri sera c'era il caos. The Walking Street. Intrattenimento adesso... a luci rosse per tutte le tasche. L'ho ritrovato. Dopo mille peripezie, Globetrotter riesce a ritrovare il suo veicolo. Ma è solo la nave. Il porto è ancora lontano, Marino. A mali estremi se magna. Buongiorno così. Da un 7-Eleven. Sono perso. Con la bike. Una specie di mango un po' agro. Poi buono, non è male, c'è pure il mais dentro. E una volta soddisfatto il fabbisogno, ok raga, ci riproviamo. Vediamo, torniamo. Sembra impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Che dite, ci stiamo integrando? Pranzo con i Nadals dopo una serata epica. Eccoci qua ragazzi, in questo bel paradiso. Ho appena provato quel signore a vendermi dei tattoos. Finalmente me lo sono scollato e vado a fare il bagnetto. Pattaya Beach è molto più che 4 km di spiaggia. Qua è tipicissimo fare picnic notte e giorno. E già si sta a tuffare. Che nonostante l'elevato numero di speedboat e sport acquatici, le spiagge non sono l'attrazione principale tanto quanto ristoranti galleggianti e diving boat. Com'è che c'è sta un'anima? Nonostante tutto, Pattaya Beach Road, che è un palmo di naso dalla riva, rimane comunque un posto da visitare. Che stanno a salutare? Che ci vorranno vendere queste? Tatuaggi, cibo, patate, massaggi. Sarà una mozzarella, voglio abbronzare. Che dite, mi faccio il bagno? Testiamo la GoPro? Non è il top come spiaggia, questa non è neanche turistica, quindi non vi aspettate granché. Appunto, come opinione personale, Pattaya non ha delle grandissime spiagge o delle grandissime acque, ma rimane un buon compromesso per tutte le età. Una città turistica per quanto riguarda vita notturna, club, discoteche, ristoranti, affitto di scooter, questo è il business che c'hanno qua, per lo più. Però per chi viene qua per divertirsi, insomma, è abbastanza movimentato. Da non sottovalutare sono i tramonti, come del resto nella maggior parte delle spiagge thailandesi. Da condividere davanti a un buon picnic insieme ai tuoi cari o alla tua lovely lady. Eh sì, una cosa che mi ha colpito positivamente riguardo la Thailandia è questa stupenda usanza di riunirsi e condividere pasti, godendo dei fantastici scenari che gli offre il loro paesaggio, connettendosi appieno con la natura e emanando questa fantastica energia zen, che è probabilmente una delle principali ragioni per cui ho deciso di rimanere. Sì, infatti il mio viaggio doveva terminare dopo 3 settimane. Doveva, passato incerto. Andiamo a bere una cosa, a mangiare una cosa. Ma io vorrei solo mangiare o bere adesso, che dici? Ormai l'avrete notato. Eh no, non è sempre lo stesso negozio. Questa è la famosissima catena di 7-Eleven, che ci salva il baby bottom a tutte le ore. Fame? Sete? Alcol? Aria condizionata a scrocco? 7-Eleven. Conta chilometri, funziona a quanto pare. Tanto eh? Paghi, tanto prendi. Andiamo ai mercatini. E stasera siamo arrivati, adesso abbiamo rinominato gli scooter Starsky Edge. Questi scooteroni di mer. Mer nel senso di mare. Andiamo a mangiare, che cosa ci andiamo a mangiare? Coccodrillo, ragazzi. E non è uno scherzo. Se lo lì, no. Mercatinopoli. Maiale, eh? Queste sono spare ribs. Io lo voglio. No? Ta ride, secondo me è una cazzata, ti hanno detto una cazzata. Sicuro? Sì, che c'è. Ci stanno i crostacei. Grande bianca, super fa. Fiocatini di pollo, skewers. Guardate che roba. Che carne è?
E niente ragazzi, pure oggi il coccodrillo lo mangeremo un altro giorno, purtroppo niente, non c'era. Ok, thank you. Qua invece che il parmigiano usano il peanuts grattugiato, le noccioline praticamente. Noccioline americane? Non ci posso credere, sto toccando il mio letto. Minchia, ne è passato di tempo dall'ultima volta. Aspetta, quanto tempo è passato? Credo 2 giorni. No, forse 3. L'importante è sapere dove c'è. Ogni tanto devo far riposare le mie stanche membra. O forse dovrei uscire anche stasera. Chissà, magari il mio corpo regge. Nah, è tardi, resto a casa. Ehi, hey, l'altro tipo dov'è? Se non grazie per aver guardato il video fin qui, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice in su, commentate se non c'è messo, se guardate fin qua e state bene, e accendete la campanellina delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nuovi video. Alla prossima, ciao. Ehi, dimenticavo, wow, sì, insomma l'avventura è appena iniziata, il bello deve ancora venire. Quindi stay tuned perché ne avremo delle belle. E non dimenticatevi di condividere il video. Ve ne sarei grato. Ciao!